Buonasera a tutti, intanto sono onorata di essere nella cornice del Web Marketing Festival, poiché questa è la manifestazione più importante sulla comunicazione e marketing nel nostro paese. E io appunto sono Caterina Ferrara, mi occupo di comunicazione e marketing in ambito blockchain e criptovalute e ho dedicato gli ultimi anni della mia professione, della mia carriera, alle ICO. Quanti di voi sanno cosa sono le ICO per alzata di mano? Benissimo, raccolte di crowdfunding volte a finanziare progetti blockchain based. E quindi oggi sono particolarmente contenta perché il topic del mio speech è un topic al quale sono inevitabilmente e indissolubilmente legata: comunicare la blockchain. Allora, innanzitutto cosa intendo per comunicare la blockchain? Oggi vedremo come la blockchain è stata comunicata fin dai suoi albori. Anzi, in particolare vedremo come Bitcoin è stato comunicato, ovvero la sua prima implementazione. E poi faremo un'inversione di rotta. Vedremo come la blockchain sta cambiando e cambierà il modo di comunicare. Quindi ringrazio Marco e direi di iniziare. Grazie. Io potrei anche parlare così senza il microfono, volendo. Mi sentite? Va bene, ok. Sì, verrà utilizzata contro di me. Va bene, mi piace. La blockchain e Bitcoin non sono solo un'innovazione nel mondo delle valute, ma sono un'innovazione nel mondo della comunicazione. E quando dico comunicazione, non mi riferisco al protocollo di comunicazione, ma mi riferisco al fatto che Bitcoin ha creato un nuovo linguaggio universale del denaro. Il denaro, infatti, è comunicazione. Ogni qualvolta noi ci scambiamo denaro, cosa succede? Ci stiamo comunicando qualcosa. Ci sono sempre due parti coinvolte. Una parte comunica qualcosa, cosa? Comunica il valore di un bene, il valore di un servizio, il valore di un investimento. La controparte, invece, comunica qualcosa di diverso. Comunica l'esigenza, la necessità di quel servizio, di quel prodotto, di quell'investimento. Ora, Bitcoin ha segnato per sempre la storia del denaro e l'ha fatto per due ragioni. La prima qual è? È che prima dell'avvento delle valute digitali, il denaro era un processo di comunicazione fortemente localizzato. Se ci pensate, era legato alle valute locali, alla cultura legale e alla cultura locale e ai valori locali. Adesso con Bitcoin noi abbiamo un linguaggio del denaro che è globale. Inoltre, con Bitcoin, il denaro non è più solo qualcosa che ha a che fare con la finanza o con la tecnologia. Bitcoin adesso ha a che fare nello specifico con l'informatica, con la crittografia. E allora le persone da sempre cercano di comunicare in una maniera che è one-to-one. Oggi potremmo dire peer to peer. E nel farlo cercano sempre la strada più semplice, più facile, quella più conveniente. Ed è a questo che è dovuto il successo di Bitcoin. Perché se guardiamo i nostri sistemi finanziari, sono contorti, complessi, sono basati su intermediari. E con l'eliminazione di tutti gli intermediari, Bitcoin ha semplificato il nostro modo di comunicare il denaro. Ora, ogni qualvolta la tecnologia ci regala un nuovo strumento per comunicare, tutto succede in maniera molto lenta. Questo è accaduto per gli SMS, è accaduto per le chat, è accaduto con le email, è accaduto anche con Bitcoin. Siamo partiti da una piccola base di utenti, adesso siamo nel periodo dell'affermazione. E poi ci spingeremo verso l'innovazione globale. Eppure ci sono degli strumenti di comunicazione che in maniera molto anomala hanno trovato una rapidissima espansione.
Pensiamo alle storie di Instagram che si sono diffuse nell'arco di pochissimi mesi, non anni. E questo è un po' l'aspetto chiave nella mass adoption di Bitcoin e delle criptovalute. Perché i social media giocano un ruolo fondamentale e qualcuno se ne sta accorgendo. Ora, per avere la mass adoption, per far sì che le criptovalute si espandano, noi abbiamo bisogno che si affermino social media decentralizzati, social media integrati con le criptovalute, e sottolineo criptovalute. Abbiamo bisogno che le dApps, cioè le app decentralizzate, si diffondano insieme agli smartphone su blockchain. Quindi un ruolo molto importante è giocato dalla comunicazione. Abbiamo bisogno di una stampa migliore, di un giornalismo più robusto, poiché Bitcoin nelle sue prime fasi ha potuto contare solo su giornalismo indipendente. E quindi il denaro parla, il denaro comunica, e lo fa in tanti modi. Il denaro, in particolare, comunica con tre modalità. Il denaro parla tutte le volte che facciamo scambi effettivi. Ma il denaro parla anche con la sua sola presenza, conferendo credibilità ai ricchi e negandola ai poveri. E il denaro parla in tutte le nostre esperienze cognitivo-affettive, perché ogni qualvolta siamo in pubblico, in privato o nella nostra azienda e parliamo di economia, di finanza e di denaro, noi stiamo esprimendo la nostra comprensione globale del mondo. Ma il denaro, per comunicare, in realtà a volte non ha bisogno di far niente, non ha bisogno di muoversi attraverso delle transazioni, perché il solo potenziale di denaro già sta comunicando. Vi faccio un esempio non scelto a caso. Siamo nel 2009, crisi immobiliare. Moltissime case vengono agguantate illegalmente. E quindi molti cittadini fanno causa, e parecchi le vincono pure. Un esempio non scelto a caso, perché nello stesso anno viene non a caso lanciato Bitcoin. Ebbene, in quel periodo trovare un avvocato che si imbarcasse in una causa del genere era veramente difficile, perché il fatto che la controparte fosse una banca e quindi quel potenziale di denaro già comunicava qualcosa, comunicava uno scoraggiamento al contenzioso. E quindi il denaro comunica da sempre. Se voi pensate alle monete, a tutta la simbologia che c'è dietro le monete, o a tutte le immagini che negli anni sono state scelte per il denaro fatto di carta, ebbene, queste scelte hanno fatto sempre perno sulla comunicazione e sui linguaggi espressivi. E se ci riflettete, per tanto tempo le monete sono state un mezzo di comunicazione per persone che non sapevano né parlare né scrivere. E allora, in questo contesto, qual è la sfida che Bitcoin ha lanciato? Show me the money. Cosa vuol dire? Vuol dire che Bitcoin ha dovuto comunicare un denaro che non esiste, perché non è in una banca, non è in un luogo fisico, non è in alcuna cassetta di sicurezza, non è in una carta. Bitcoin è solo sui nostri computer, perché è solo energia computazionale. E questa sfida è una sfida che c'è ancora adesso, è una sfida che è ancora in atto e che durerà ancora per molto tempo, ma è una sfida coraggiosa che già sta trovando il suo riscontro. E allora viene da chiedersi, ma dietro l'espansione di Bitcoin e dietro l'avvento della blockchain, esiste una strategia di marketing? O meglio, quello che voglio dire è, Bitcoin è solo un protocollo o Bitcoin è un brand? E allora, la forza di Bitcoin è stata il fatto che esso non fosse né il prodotto di una società, nel prodotto di un'azienda e neanche di una startup della Silicon Valley. E la forza di Bitcoin è stata il suo logo e il fatto che
nella realizzazione della sua veste grafica non ci fosse un team di professionisti, ma che lo spirito collaborativo della community avesse realizzato quel logo. E allora vediamo come negli anni si è evoluto il logo di Bitcoin, ma prima vorrei mostrarvi delle immagini. Queste immagini sono delle opere d'arte di Lucio Poletti. Lucio Poletti è un crypto artist che sta avendo moltissimo successo. Lui ha accostato in maniera, diciamo, molto ironica Bitcoin ai più grandi marchi presenti sul mercato. In questo caso, nella slide, vedete un famoso energy drink e lo slogan ribattezzato è It's gold with wings, è oro con le ali. Oppure Lucio Poletti ha accostato Bitcoin ai famosissimi cioccolattini e in questo caso lo slogan è Bitcoin Usher the Mining Experience. O infine l'ha accostato ad un famosissimo liquore, Absolute Bitcoin. Ora, perché ho voluto mostrarvi queste immagini molto ironiche che stanno diventando molto famose sul web? Perché in realtà è facile per un prodotto, anche per una banca, creare la propria strategia di marketing, creare un logo, creare un brand. Ma per un denaro che non esiste, come Bitcoin, creare un brand era una sfida quasi impossibile. E allora vediamo quali sono stati i vari loghi di Bitcoin. Il primissimo è quello indicato con la freccia in questa slide recuperata dal web, dalla community, e probabilmente molti non sanno che quella era la primissima icona di Bitcoin, una semplicissima sigla BC all'interno di una monetina d'oro creata proprio da Satoshi al momento del lancio. Ora voi penserete, e penso anch'io, che questo sia un tentativo molto rudimentale, molto grossolano, di creare un'icona, di creare in qualche modo un logo. Eppure è molto importante studiare la storia di questo logo, perché questo accostamento al metallismo, questo avvicinamento all'oro, è la chiave di Bitcoin, perché tutti gli early adopters, tutti coloro che hanno aderito inizialmente a Bitcoin, l'hanno fatto proprio per l'accostamento all'oro, perché l'oro per anni era stato visto come un bene rifugio e quindi Bitcoin diventava il nuovo oro digitale. Ma poi cosa accade due anni dopo? Accade che Satoshi decide di cambiare il logo e adotta la famosissima B con i due tratti verticali. E in effetti nascono molte polemiche da parte della community, da parte degli utenti, perché alcuni dicevano vorremmo un logo più luccicoso. Qualcuno invece dice, questo simbolo assomiglia troppo al baht thailandese che vedete sulla destra della slide. In realtà tutto questo non ha importanza, perché nello stesso anno, novembre 2010, un utente della community, un ragazzo chiamato BitBoy, lascia un messaggio e dice «Ciao a tutti, passavo di qui, ho sviluppato qualche idea grafica e spero vi possa servire». Ebbene, quell'idea grafica cambia per sempre l'eredità visiva di Bitcoin, perché il logo di BitBoy diventa il logo di Bitcoin. Arancione, piatto, disinvolto. Questa è la nuova immagine universale di Bitcoin. Ma BitBoy fa qualcosa di meglio. Realizza la cosiddetta versione sticker, quella che vedete sulla destra. Questa versione sarà fondamentale perché è ispirata a quei famosissimi adesivi che guardiamo in giro per i negozi delle maggiori società di pagamento, Visa, Mastercard e così via. E allora perché è importante a livello di identità, a livello di brand? Perché avere scelto una B con due tratti verticali, quindi un simbolo che accostava Bitcoin ad altre valute, ha fatto sì che nell'immaginario collettivo Bitcoin venisse riconosciuto come denaro, anche se non esisteva. E un adesivo come quello, una versione del logo come quella, ha fatto affermare Bitcoin come sistema di pagamento. Ma non solo, perché il logo di BitBoy ha permesso la mercificazione di Bitcoin. Pensate che se oggi andiamo su Google
e cerchiamo Bitcoin merchandise, otteniamo 11 milioni di risultati. E se cerchiamo T-shirt Bitcoin, otteniamo 34 milioni di risultati. Quindi quello che ha fatto BitBoy è veramente qualcosa di spettacolare. Eppure questo logo, che ha una tale forza, è il logo che è stato più criticato dalla community. L'avreste mai pensato? E sapete perché? Gli utenti della community iniziano una lotta, perché sostengono che non sia giusto che Bitcoin abbia un logo che ricorda quelle stesse società che Bitcoin vuole spodestare. E quindi inizia la lotta. Ma in realtà ormai c'è un logo de facto. La verità è che molto probabilmente dietro BitBoy c'era il chiaro tentativo di fare un'operazione di marketing, c'erano delle conoscenze approfondite di marketing. Ma le polemiche non si arrestano. Passano altri 2 anni, 2014, e di nuovo, nonostante avessimo un logo de facto, alcuni utenti vogliono cambiare il logo di Bitcoin e creano un movimento che si chiama bitcoinsymbol.org e propongono la versione alternativa di Bitcoin. Perché? Perché in realtà questi utenti sostenevano ancora una volta che Bitcoin non dovesse avere un logo, dovesse avere solo un simbolo. Ma a questi utenti sfuggiva il fatto che il logo era la forza di Bitcoin ed incarnava l'ethos di un intero movimento, di un'intera industria, di un intero progetto. Ed infine le polemiche si arrestano nel 2016 e Bitcoin, d'altronde, non sarebbe Bitcoin senza un po' di polemiche. Il principio del in bene o in male, purché se ne parli, vale sempre. E allora cosa succede? Succede che un signore, che si chiama Phil Wilson, afferma di essere Satoshi Nakamoto. E dopo di lui ce ne saranno tantissimi altri, l'australiano David Grieg e così via. In particolare, questo signore, Phil Wilson, dice Satoshi ha una triplice identità. Satoshi è 3 persone. E una di queste 3 persone sono io e ve lo dimostrerò. In realtà Phil Wilson non fornirà mai le prove di essere Satoshi, non fornirà alcuna chiave privata, come non è successo neanche con David Grieg. E in effetti lui fornirà solamente delle ricostruzioni grafiche del primo logo di Bitcoin e del logo di BitBoy. Ma cosa accade? Accade che Phil Wilson fa di più. Chiama in causa Mr. Malmy. Mr. Malmy, noi lo conosciamo come Sirius, è il secondo sviluppatore di Bitcoin. E insomma Phil Wilson dice, io chiamo in causa Malmy perché Malmy ha collaborato alla realizzazione dei loghi e vi potrà dire che io sono Satoshi. Ma Mr. Malmy, in un tweet che diventa famosissimo, risponde, never happened. Lui dice, Phil Wilson è solo un fannullone che ha messo su una fan fiction sulle origini di Bitcoin. Ora, ho voluto chiudere questa prima parte dello speech con questa fake news, perché questa è diventata una fake news, questa di Phil Wilson, insieme a tante altre, proprio perché la storia della blockchain e di Bitcoin è stracolma di fake news e di misinformation. Ci sono tantissimi errori di comunicazione che sono stati fatti negli anni e potrei citarvene tantissimi. Potrei addirittura cominciare dall'inizio. Non vi nascondo che molti professionisti del settore fino a 2 anni fa non sapevano che Stornetta e Haber avevano iniziato a studiare la blockchain 30 anni fa, 20 anni prima di Satoshi Nakamoto. Oppure potremmo parlare di tutte le polemiche nate intorno al mining e di quanto il mining fosse dispendioso. O ancora potrei citarvi tutta la cattiva informazione che è stata fatta sul concetto di hackerabilità, perché purtroppo il giornalismo è sensazionalismo. E allora cosa accade? Che si fa confusione. Ecco i titoloni di giornale, tot bitcoin hackerati, la blockchain non è sicura. Ma signori, la hackerabilità dell'utente è qualcosa di diverso dalla hackerabilità della blockchain di Bitcoin. O meglio, se il mio portafoglio virtuale viene rubato,
non vuol dire che è stata hackerata la blockchain di Bitcoin. E purtroppo ancora oggi questo non è chiaro. Potrei parlarvi delle omissioni, del fatto che pochissimi giornalisti al mondo hanno parlato del fatto che nella storia di Bitcoin ci fosse anche una donna. Una donna che è stata la prima a sperimentare un metodo di proof of work e nessuno ne parla. O in conclusione, potrei parlarvi della polemica delle polemiche. Blockchain pubblica o blockchain privata? O potremmo dire blockchain ibrida? Perché vedete, la blockchain ibrida è una delle soluzioni migliori che attualmente le aziende stiano adottando. E al di là di ogni polemica, se qualcuno si prendesse anche solo la briga di studiare il paper originale di Stornetta e Haber, capirebbe che questi due fisici hanno iniziato i loro studi proprio da un modello ibrido di blockchain. E quindi torniamo alle fake news. Perché le fake news trovano la loro rapida espansione attraverso i social media? Io ho voluto parlare di distributed news. Allora, le fake news sono un fenomeno molto recente. Eppure i danni che provocano sono talmente estesi che a noi sembra ormai qualcosa già di datato. Ma era solo 2 anni fa, 2017, che il famosissimo Collins Dictionary proponeva la parola fake news come parola dell'anno. Ora, le fake news non sono delle semplici notizie false, sono molto di più, per via di 3 caratteristiche, che sono l'alto grado di diffusione, la viralità e la persistenza. E allora il problema delle fake news qual è? In realtà è un disallineamento che c'è fra gli editori e i lettori. Perché l'incentivo per l'editore qual è? È quello di guadagnare. E quindi si suppone che le notizie più cliccate siano quelle più interessanti. Ma per il lettore qual è la notizia interessante? Purtroppo per il lettore non è la notizia più informativa, ma è la notizia più popolare, cioè la popolarità prevale sulla qualità. E allora cosa è successo con la blockchain, con i token e con le ICO? Si è cercato un meccanismo per disincentivare l'editore dal pubblicare delle notizie sensazionalistiche e delle fake news. E si è cercato un metodo invece per far sì che i lettori sviluppassero un senso critico nei confronti delle notizie e che facessero delle ricerche per conto loro. E allora io oggi vi ho portato un caso che è quello di Trusted News. Perché ho scelto questo caso? In realtà di progetti contro le fake news basati su blockchain ce ne sono tantissimi, sia che facciano riferimento ad un ICO, sia che non lo facciano. Però Trusted News innanzitutto è un'estensione di Google Chrome, quindi un concetto molto semplice. Io vado sul web, me la scarico, ce l'ho integrata in Google Chrome. Trusted News come funziona? Mi permette di riconoscere tutti quei contenuti che contengono bias politico, sessismo, razzismo, tossicità, clickbait. E in pratica Trusted News aveva inizialmente fatto una partnership con Metasert, col protocollo di Metasert, che a sua volta sfrutta la blockchain di Ethereum. Questa partnership è stata rotta, ma la cosa interessante è che adesso Trusted News ha avviato una partnership con FactMeta. FactMeta è la startup del momento. È una startup che si occupa di intelligenza artificiale e machine learning per riconoscere le fake news ed ha ricevuto un importante grant da Google in un progetto di giornalismo di qualità. Quindi in questi giorni avremo sicuramente degli sviluppi e vedremo cosa succederà con Trusted News. E quindi torniamo ai social media, perché il problema dei social media non sono solo le fake news. Abbiamo anche la frode pubblicitaria, il problema del rapporto fra influencers e inserzionisti, e poi abbiamo il famoso problema della privacy. E quindi vi ho portato il caso di Minds. Allora, innanzitutto un po' di dati così al volo. Market cap, 19 milioni di dollari, 19.8. Il valore più alto l'abbiamo avuto a maggio, 2,71 dollari, e Minds è stato un progetto veramente brillante, perché neanche 19 giorni ha raccolto 1 milione di dollari.
Ora, cosa ci permette di fare Minds? Allora, Minds permette di creare account anonimi, a differenza di Facebook. Ma soprattutto Minds è il primo social network open source di successo, a parte un paio di esempi che risalgono a qualche anno fa, e quindi il codice sorgente è un codice che è a disposizione della community e lo rende un progetto molto trasparente. Tant'è vero che ha avuto l'appoggio di moltissimi hackers attivisti e anche l'appoggio del famosissimo Anonymous. E quindi Minds non fa distinzione fra account e pagine, non limita il nostro numero di amici, possiamo avere tutti gli amici che vogliamo, ci cripta la messaggistica e premia il caricamento di video e immagini. Cosa purtroppo ancora non possiamo fare con Minds. Nella chat non possiamo ancora inviarci audio e video, non possiamo caricare PDF. E allora, sicuramente ci verrà molto tempo, perché i social media decentralizzati oppure quelli con criptovalute integrate possano diventare competitivi con Facebook. E questo per due ragioni. Per una questione culturale, che riguarda la blockchain e le criptovalute, ma soprattutto per il livello di servizi che attualmente offre Facebook, che è veramente alto. Ma c'è una differenza sostanziale tra Minds e Facebook, ovvero the devil is in the metadata. Cosa vuol dire? Che Facebook ha un algoritmo che passa attraverso tutti i nostri post e tutti i nostri contenuti, facendo sì che gli inserzionisti possano mandarci gli annunci. Tutto questo non succede in Minds, anzi, se lo scaricate c'è un sistema di categorie, per cui è l'utente che sceglie quali contenuti visualizzare in base alle categorie. Poi rende contenuti meritevoli, perché li vota, e sceglie tra i contenuti meritevoli quali guardare. Quindi la privacy sicuramente è più protetta. Andiamo avanti, un altro caso. Oggi vi parlo di Brave, come non parlare di Brave? Perché Brave ha avuto un successo incredibile nel 2018. E che cos'è? In realtà è un browser, come Chrome, che però è stato creato niente di meno che dall'inventore di Java, che è anche il cofondatore di Mozilla. Sto parlando di Brendan Hage. E insomma, se voi avete lo smartphone o il computer a casa e scaricate Brave, sapete cosa notate? Che sul computer di casa è due volte più veloce di tutti i normali browser, sia che siate in ambiente Windows, sia che siate in ambiente Mac. E se invece siete sullo smartphone, la velocità è 5 volte superiore. Quindi già questo rende Brave qualcosa di straordinario. Ma voi direte, cosa c'entra ora Brave con i social media? Ebbene, Brave si crea il suo token, che si chiama BAT. Infatti BAT sta per Basic Attention Token. Qualche numero su Brave: scaricato 5 milioni di volte su Google Play Store, 2,3 milioni di utenti attivi mensili, 14.000 publisher verificati. Il market cap nel 2008 era 217 milioni di dollari, quest'anno è 413 milioni di dollari. Ora, il prezzo attuale è 0,3, perché ovviamente ha risentito del crash del mercato delle criptovalute e poi si è ripreso. Il market cap, l'abbiamo detto. Come funziona BAT? Allora, BAT è un token che non fa altro che premiare tutti gli utenti per il solo fatto che hanno visualizzato dei contenuti. E poi questo token va anche in premio a tutti quei publisher che hanno editato contenuti di qualità. Quindi, in poche parole, se io sono a casa, scarico Brave gratuitamente, ok? Poi importo tutte le impostazioni di Google Chrome, così questo passaggio tra un browser e l'altro non sarà traumatico. A questo punto mi apro il mio portafoglio virtuale, che è già integrato in Brave, e inizio ad accumulare tutti i token BAT. Ma c'è di più, io posso anche trasformare i miei token BAT in altre cripto e in altri token, perché Brave ha creato un exchange. Quindi un progetto veramente valido. Infine, vi ho portato il caso di Social Media Market. Allora, Social Media Market intanto, qualche numero, ha chiuso la sua SEO a 6,5 milioni di dollari. Cosa molto interessante, ha venduto il 75% dei token sul mercato asiatico,
il 70% dei token venduti sul mercato asiatico è andato al Giappone, perché ovviamente l'influencer marketing sul mercato asiatico ha avuto un'esplosione negli ultimi anni. Ora, in effetti, che cos'è social media market? È un marketplace che mette in diretta comunicazione gli influencers con gli inserzionisti. E è un progetto che appunto ha avuto molto successo, è stato seguito da SEO Box, che sappiamo essere una grande società di fornitura di consulenza per le SEO. Ma la cosa interessante è che social media market era sparito per un periodo di tempo, come quasi tutte le SEO, delle quali poi non si è sentito più parlare e delle quali si sperava che stessero implementando i loro progetti, le loro piattaforme. E in effetti quello che è successo è che proprio di recente social media market ha avviato una partnership per cui è stato messo su un comitato consultivo con personaggi di TechCrunch, quindi penso che ne vedremo veramente delle belle. E allora io avrei finito e sicuramente dopo lo speech spero che potremo continuare la nostra conversazione su quello che trovo lo strumento veramente più informativo, più potente, più innovativo degli ultimi 10 anni della storia, i social media, che se ne dica e al di là di tutte le polemiche. Però, qui ci sono i miei contatti, ce li scambiamo dopo. Diciamo che io volutamente non ho parlato di due attori molto importanti nell'ambito social media, quindi ho previsto una bonus track e vorrei chiedere a voi, per testare l'audience, che sono le 18 passate, siamo tutti stanchi e fa caldo, avete idea di chi non ho citato e di chi andava citato in questo speech? Dillo, dillo, Marco. No. Qualche coraggio, non siate timidi. Di chi non si può parlare se parliamo di social media? Esatto, allora in realtà è stata una scelta voluta, ma forse qualcosa bisogna dirlo. E c'è anche un altro attore che non ho menzionato. Di chi dobbiamo parlare oltre che di Mark? Qualche idea? Qualche chat messaggistica famosa che ha a che fare con le cripto? Bravissimi, ok, l'attenzione è tornata su. Un applauso di incoraggiamento. Allora, molto velocemente, perché vorrei essere sia rispettosa nei vostri riguardi, che appunto fa caldo, vogliamo andare a prendere una pausa, poi ci sono le domande, c'è il prossimo speaker. Allora, riguardo Facebook, partiamo da Facebook. In entrambi i casi, anche lì c'è una grandissima misinformation, un miliardo di fake news, e quindi c'è molta confusione. E questo è il motivo per cui io non ne ho voluto parlare nel main speech, perché è bene comunicare. E mai come in quest'ambito dobbiamo comunicare di blockchain e cripto. Ma talvolta bisognerebbe frenare tutto questo fermento, tutto questo entusiasmo che porta chiunque, dall'utente, il cittadino, il giornalista, a parlare solo per parlarne. Allora, tutto è molto confuso. Cosa si dice di Facebook? Che sarà una stable coin. Quanti di voi sanno che cos'è una stable coin? Due persone, tre. Vabbè, dai, la timidezza sta passando. Una decina di persone sanno che cos'è una stablecoin. Si dice che il progetto partirà dall'India e poi cosa si dice più? Ah, che il nome sarà Global Coin. Allora, fermiamoci qui. Intanto Global Coin è una cripto che già esiste. Cioè, è nata qualche anno fa, è legata ad un progetto di mining. Mi pare che il suo ultimo valore sia $0.03. Non so fino a che punto il nome di questo token sarà, voglio dire, Global Coin. Partirà dall'India, parliamone. Allora, l'India ha bannato le cripto 2 anni fa. Io 2 anni fa ero lì, proprio nei giorni in cui i giornalisti scrivevano solo di questo. Il governo si era schierato contro, aveva invitato i cittadini a non comprare cripto, a non investire, però il governo si era schierato a favore della blockchain. Perché? Perché poi l'India è sempre un po' il paese delle contraddizioni. Cioè l'India non è un paese, l'India è un continente. E quindi troviamo la più massima povertà, non si dice la più massima libertà, ora verrò registrata per sempre, e troviamo i più alti livelli di povertà, ma troviamo anche l'innovazione digitale più spinta in alcuni poli tecnologici dell'India. Per cui io ero volata da Hyderabad, per un progetto di blockchain, mi ritrovo lì con i giornalisti addosso perché loro non volevano, insomma, che si parlasse delle cripto. Però tutto può accadere. E perché dico questo? Perché nonostante il governo ha bannato le cripto,
il volume di trading di Bitcoin sta salendo a livelli inaspettati. Quindi, chissà, magari Facebook partirà da lì. Quello che possiamo dire, però, è che quasi sicuramente Facebook non sarà una criptovaluta. Perché dalle dichiarazioni che sono state lasciate, Facebook non può essere aperta e non può essere pubblica. Non può essere pubblica perché i sistemi di transazioni, per ragioni legali, non possono essere pubbliche, per il tipo, diciamo, di social network e di business e di model e di business model, e non può essere aperta. E allora ditemi voi, qualcosa che non è aperto e non è pubblico può mai essere una criptovaluta? Molto probabilmente questo coin, questo token che verrà realizzato, non attirerà i crypto traders, non attirerà gli speculatori, non attirerà investors. E i giornalisti in questo momento si stanno occupando solamente di scrivere articoli per dire che cosa? Che questo global coin potrebbe spiazzare Bitcoin. Avete letto qualcuno di questi articoli? Global coin spiazzerà Bitcoin. Ma Bitcoin non farà altro che confermare la sua supremazia. Perché attualmente con Bitcoin noi non abbiamo bisogno di un bank account e di un ID. Riguardo Telegram, allora, l'anno scorso era stata fatta l'ICO. Un ICO eccezionale, aveva raccolto 1,7 miliardi di dollari. Un gruppo di investitori che è rimasto privato, è rimasto anonimo, per costruire una piattaforma decentralizzata che si sarebbe chiamata TON e un token che sarebbe chiamato Gram. Poi a un certo punto l'ICO sospende tutto e sul sito leggiamo è tutto sospeso per ragioni legali e per via del crash del mercato delle criptovalute. Allora, in questi giorni c'è una fake news sul web, quindi bisogna stare veramente attenti, secondo la quale a luglio ci sarà la riapertura della vendita dei token di Telegram attraverso Liquid. E state molto attenti perché questa fake news parte da Asiagram, che dicono sia la società al mondo che detiene più token di Telegram. Ma proprio in questi giorni il CEO di Liquid ha smentito tutto e ha detto non è mai esistita una partnership con Asiagram, non sapevo neanche che esistesse questa società, state molto attenti. Quindi il mio invito è quello di fare attenzione e il mio invito è quello che lo faccio a tutti i comunicatori, a tutti i miei colleghi, è quello di comunicare veramente in maniera responsabile, perché la comunicazione non è la cosa più importante nell'ambito blockchain e criptovalute, ma è la cosa che riveste maggiore responsabilità. Vi ringrazio. Sì, ok, bravissima, grazie. Mi permetto di aggiungere soltanto una cosa. Sì. Siccome purtroppo il mondo delle criptovalute è flagellato dalle truffe, sì. L'ultimo video che ho fatto proprio al volo è stato, attenzione, sul discorso di Global Coin Libra, sì. Sono già partite le truffe, sì. Di quelli che vengono a dire vuoi investire in Libra che così poi quando sale il prezzo lo rivendi e fai un sacco di soldi? È una stable coin, non sale, per quello che diceva, non verranno attratti gli speculatori perché il valore è fisso. Quindi giusto per mettervi lì il problema della falsa comunicazione, cosa si trasforma? In dare anche la possibilità ai truffatori di prendervi in giro in questa maniera. Vi parlano molto bene di una cosa, ve la presentano, poi chi non è del settore, chi non ha letto i documenti dice ma questo è stabile, come fa? Che proposta mi stai facendo? È anche morto il microfono, o quasi. Domande? Tutti stanchi. Vai, ti passo il microfono, poi io vi saluto perché sono di fuga. Quindi potete tranquillamente massacrarla di domande, io non la difenderò, è tutta vostra. Alla prossima! Ciao Marco, grazie. Guarda, ti chiedo un'opinione, visto sì. Che parlavamo di Libra. Sì. Cosa pensate voi esperti o comunicatori del settore del fatto della perdita di controllo sullo strumento denaro? Cioè il denaro è passato dalla fase in cui addirittura era legato al valore dell'oro, quindi ipercontrollato, sì. A questa fase diciamo criticabile, però io mi chiedo se è un'evoluzione o l'apertura di un film dell'orrore, il fatto che il denaro e le transazioni siano totalmente controllate da società private.
Allora, intanto una promessa, odio la ringrazio, però odio la parola esperto, perché ritengo davvero che la blockchain sia una tecnologia così emergente, così nuova, che definirsi esperti, io non amo le persone che, e ce ne sono tante, che si definiscono esperte, sicuramente una professionista, quindi la ringrazio. E, io paura non ne ho, mi dispiace che lei sia così scoraggiato, e, mi rendo conto, è un po' difficile sia dal punto di vista della percezione, no? Quello che dicevo prima, un denaro che non esiste, che solo sul computer. Ed in effetti, se ci pensiamo, una sfida di questo tipo c'è stata circa 60 anni fa, cioè quando sono uscite le carte, no? Le Diners Club, Visa, Mastercard, era la stessa sfida, portare i soldi su un pezzetto di plastica. Cioè, cosa voglio dire? Che le persone allora come oggi utilizzavano i soldi di una carta di credito, quindi soldi che non ci sono ancora sulla carta, attenzione, quindi soldi che non sono nostri, eppure avevano la percezione che quei soldi esistevano materialmente ed erano loro. Perché? Perché ovviamente dietro c'era sempre il discorso della solidità delle banche, quindi c'era la fiducia nelle banche. Oggi Bitcoin ha proprio uno slogan che il suo ideatore ha inventato, no? Che è Don't Trust, Verify, che significa non avere bisogno di aver fiducia in qualcuno, che sia la banca, che sia lo Stato. Verificalo direttamente, perché la forza di Bitcoin è la sua tecnologia, è la blockchain. Cioè molto spesso io sento dire, giustamente, perché magari uno non ne sa tantissimo, ma da cosa dipende poi il valore di Bitcoin? Oppure qual è la forza di Bitcoin? Ma la forza di Bitcoin è questa, è la sua tecnologia. Quindi sicuramente le criptovalute sono uno strumento finanziario che non solo ha aiutato anche molti paesi in cui ci sono i famosi unbanked, cioè persone che non hanno accesso al credito. Perché se lei pensa all'Africa, se lei pensa all'Afghanistan, moltissime persone non hanno accesso al credito. Ma con uno smartphone molto semplice, che lì non costa neanche tanto, ci sono progetti come BitPesa che sono stati, cioè, famosissimi proprio perché hanno risollevato le sorti di intere famiglie. Cioè lì con uno smartphone ci si compra le cripto e si può andare avanti. Quindi io credo che possa essere uno strumento appunto finanziario molto interessante, anche per, non dico sicuramente salvare o stravolgere le sorti di alcune economie di alcuni paesi, ma sicuramente per dare una mano, uno strumento anche ausiliario in questo momento. E quindi io credo che sia molto importante. Infatti in tutti i paesi in cui ci sono state crisi finanziarie, a cominciare da Cipro, diversi anni fa, non so se ricorda col bail-in, cioè comuni cittadini vennero privati dei loro soldi in banca perché c'era stata la crisi. Questo non può accadere con Bitcoin, realmente non può accadere. Oppure se tu, faccio un altro esempio, voglio essere breve perché siamo stanchi e se qualcun altro deve fare qualche altra domanda, però noi adesso abbiamo i nostri soldi in banca, ma fondamentalmente se tutti volessimo prelevare i nostri soldi in banca non potremmo mai farlo. Invece con Bitcoin sì, se voglio andare lì io posso prendere tutti i soldi. Quindi bisogna conoscere meglio lo strumento, ecco, senza sensazionalismi, però diciamo con la giusta intenzione. Faccio la hostess, però non di bell'aspetto, mi dispiace. Allora, io vorrei fare una domanda un po' da terrapiattista, devo dire la verità. Va bene. Allora, perché è sempre comunque. Sono due domande. Una è praticamente che Facebook si vuole buttare un po' a fare questo Bitcoin e direi che aumenterebbe la sua tecnocrazia in termini di potenza. Cioè, praticamente inizierebbe a essere uno stato a sé, teoricamente, perché inizierebbe a produrre moneta. L'altra, se può collegarli, è questa diciamo teoria un po' apocalittica in cui in uno stato non ci fosse più elettricità e quindi nessuno avrebbe più diciamo connessione con il suo denaro che rimarrebbe
in questa vita. Ah, ok, allora la prima domanda non era da terrapiattisti, la seconda un po' sì, dai. Allora partiamo da Facebook. Ora sono veramente in crisi, forse alla seconda domanda non so se oggi riusciremo a rispondere. No, scherzo. Allora, riguardo Facebook, come dicevo prima, Facebook molto probabilmente, qui non bisogna dare risposte azzardate perché abbiamo pochi elementi alla mano, quindi sulla base degli elementi ufficiali che ci sono stati forniti da Facebook, quella di Facebook è stablecoin, che non è una criptovaluta e non è Bitcoin. E allora, come dicevi tu, effettivamente dietro questo tentativo, in realtà c'è un tentativo di fare un nuovo business e trarre profitto e a richiamare una nuova utenza da parte ovviamente del magnate dei social media. E dall'altra parte, forse, se Mark Zuckerberg volesse, potrebbe realizzare invece un social media decentralizzato e sfruttare la blockchain, come ha fatto Minds, come hanno fatto Diaspora, Friendrica e tantissimi altri progetti già addirittura nel 2013 e nel 2014. O come anche l'anno scorso stava cercando di fare Telegram, perché Telegram voleva effettivamente realizzare una piattaforma decentralizzata. E voi non so se sapete qual è la differenza fra un social media o un'app, per esempio, tra una dApp e un'app. Cioè, nel senso, un conto è che i miei dati siano nelle mie mani, restino nelle mie mani. Un conto è che i miei dati siano in mano a Facebook, o siano in mano a Google, o siano in mano allo sviluppatore dell'app. Quindi, poi, rispetto alla seconda domanda, aspetta l'elettricità. Oddio, in realtà i blackout si risolvono ringraziando il cielo, i cataclismi si verificano, sono questioni di forza maggiore. A quelli solo Dio e la provvidenza può veramente, ti rispondo simpaticamente. Io solo a rincarare la dose, cioè, tipo, in una situazione appunto di crisi energetica, dove sì, adesso stiamo parlando solo di questo, del green economy, eccetera. Ti ripeto, nel senso, cioè, voglio dire, una crisi può accadere, cioè, metti un paese in cui c'è stata una crisi finanziaria e non puoi andare in banca a prendere soldi. Cioè, questo succede sempre. Cioè, non bisogna pensare alla blockchain e alle cripto come lo strumento ascoltami, come uno strumento tuttofare, come uno strumento infallibile. Perché io noto questo, che stanno nascendo molte polemiche, la polemica a tutti i costi. La polemica a tutti i costi, perché poi alla fine sta blockchain, non è tutta questa... No, non è una polemica, è giusto per... Sì, sì, no, domanda, ho capito. Va bene. Chiaramente sì, è come una moneta che si viene messa in banca, però non è più tangibile. Ok. Intanto la stablecoin è comunque un token, perché c'è differenza fra token e criptovalute. Quindi questo ve lo volevo dire. Voi sapete che c'è differenza fra token e criptovalute? Questa è la dimostrazione che dobbiamo ancora comunicare tantissimo e informarci tantissimo. Perché la criptovaluta viene generata per criptografia, ok? Con una sua blockchain, infatti Bitcoin ha la sua blockchain. Un token viene generato per smart contract, che è cosa diversa. E sfrutta delle blockchain già esistenti, magari soprattutto Ethereum, e così via. E la stablecoin a sua volta è un token che poi ha un collaterale, cioè una sorta di garanzia, che può essere una moneta tradizionale o una cripto. Quindi vedi il discorso come è ampio e come ancora non riusciamo, perché ci sono molte cose da studiare e troppa cattiva informazione. Qualche altra domanda? Va bene, vi ringrazio, grazie mille.